governo e la politica non cosa può fare, può è quella che può o non può fare. Però voi sapete tutti bene, vediamo tutti sotto tutti i giorni, che lì, anche lì non è una questione di bacchetta magica. Dice, se tu puoi farlo, fallo. Non è tanto facile farlo. Certo, se tutti tirassero nella stessa direzione, forse sarebbe un po' più facile, ma forse non sarebbe neanche giusto. Quindi certamente comunque la responsabilità è là. Prima, durante e dopo, cioè la responsabilità è là di chi c'era per quello che è oggi ed è la responsabilità di chi c'è oggi per quello che sarà dopo, no? Oggi non cambia niente, subito non cambia niente, queste sono robe che se uno dice adesso comincio e non mi fermo più, piano piano con fretta come dico io, sin pausa, sin prisa, non mi fermo più, fra 20 anni incomincio a vedere i risultati, allora tutti dicono ma chi se ne frega, fra 20 anni... Eppure così. Sì, ma va bene, cioè è giusto, ci vogliono 20 anni per cambiare, queste sono cose serie che riguardano strutture, uomini, metodi, cultura, e non è che hanno un abbrivio, come dice una nave da la mia barca, sterzo, gira subito, anche se prendi un 40 tonnellate, giri tutto e quella incomincia a sterzare, sterzi tutto e comincia a girare dopo 5 miglia, perché va avanti. E quindi non devi prevederle prima le cose. Nelle università ogni tanto le frequento, incontro molti professori che la pensano esattamente come me. L'altro giorno al Politecnico a Milano e gente impegnatissima della mia età e che la pensa e lavora dal mattino alla sera proprio per migliorare questo. Se ne parlava con uno di questi signori l'altro giorno. E si diceva, sì, poi in effetti alla fine vedi questi numeri, quanti stranieri vogliono venire a studiare in Italia, nonostante tutte le università ormai le più importanti hanno i corsi di laurea in inglese di tutti i tipi, e pochi, troppo pochi, sono molto di più i turisti che vogliono venire in Italia o quelli che vogliono comprare magliette italiane di quanti ragazzi invece vogliono venire a studiare all'università in Italia, solo il 5-6% contro invece non so un 20 mi sembra tedesco, un 25 francese, un 50 negli Stati Uniti di stranieri che vogliono andare a comprare quel prodotto o perché qualcuno glielo paga. Ecco, allora bisognerebbe che le università in Italia fossero ambite come Prada o robe di capo.